Ciao a tutti e bentornati in questo video. Allora, scusatemi per il rumore, ma ho la finestra aperta perché siccome i miei suoceri avevano pulito casa e allora l'ho lasciata aperta, almeno così passa aria. Scusatemi per il mio aspetto, sia per i capelli che io stessa, perché comunque ho lavato i capelli da poco e ho l'allergia, quindi sono un po' rincoglionita fra gli antistaminici e appunto l'allergia. Comunque, oggi sono qui per prima di iniziare il video, che sarà un video tag sulla mia patente, vi volevo dire che oggi sono 4 anni che lavoro al McDonald's, che oggi è il 1º aprile e sono 4 anni oggi che lavoro al McDonald's. Comunque, iniziamo il video perché sennò lo tiro troppo per le lunghe. Allora, prima domanda: quando hai preso la patente? Allora, io la patente l'ho presa il 30 maggio del 2016, cioè un anno, quasi un anno fa. Seconda domanda: che tipo di patente hai? Patente B. Terza domanda: da quanti anni hai la patente? Il 30 maggio 2017 è un anno. Quarta: hai mai fatto incidenti? Sì, l'anno scorso, a luglio, 2 mesi dopo che avevo preso la patente, per mia felicità. Cinque: hai mai fatto rapporti in auto? Se sì, dove? No, sulla mia non li ho mai fatti, perché comunque l'ho quasi da un anno. Ancora no, non li ho fatti e sinceramente, francamente, non ce li farò perché io tengo la macchina come un gioiellino oltre che al telefono. Quindi, sesta domanda: qual è stata la tua prima auto? La mia prima auto, com'è tuttora, la 500. Sette: cosa consigli ai ragazzi, ragazze che stanno prendendo ora la patente? Per l'esame di teoria vi consiglio di sfruttare tutta la mezz'ora, anche se so che le domande sono aumentate, quindi non so se sarà aumentato anche il tempo per fare l'esame. Comunque, se fosse sempre mezz'ora, sfruttate tutta la mezz'ora che avete, perché è molto fondamentale. Mentre per la pratica andateci tranquilli, anche se so per esperienza personale che dentro di voi sicuramente sarete in ansia, sarete agitati, però fatevi vedere che siete più tranquilli di come sembra, perché sennò è finita. Ottava domanda, nonché l'ultima: racconta i tuoi esami di teoria e pratica. Vi li racconto in breve perché sennò qui il video diventa troppo lungo. Allora, quello di teoria, io quando mi sono iscritta a scuola guida ci andavo tutti i giorni, poi ho cominciato a non andarci più perché comunque sono bocciata la prima volta. L'ho rifatto e sono passata con zero errori, cosa che a casa non facevo neanche. Poi l'esame di pratica, io ho fatto solo una guida e basta. Cioè, nel senso, ho fatto la guida su strada e basta, finita lì. Quando io ho fatto l'esame di pratica, l'esame non si svolgeva più in 3 fasi, come cioè come prima e come adesso. Adesso hanno rimesso una circolare che si svolgerà in 3 fasi. Riguardo alla domanda, cosa consigli ai ragazzi e ragazze, io quando, per l'esame di pratica vi consiglio di farlo per ultimi, perché è più facile che trovate l'esaminatore che non vi fa fare niente praticamente, però poi dipende anche un po' dall'esaminatore che trovate, perché se trovate quello testa di cazzo, non ci potete fare niente. Però se trovate, come nel mio caso, come è stato nel mio caso, quello proprio sciallato, proprio che non ne vuole sapere, allora potete stare che vi va di lusso e ci sta che vi fa fare soltanto la guida, bella festa finita. Comunque, come sono stati i miei esami. Io proprio ci sono andata sciallata in tutti e due perché tanto sapevo che bocciavo o uno o l'altro bocciavo. Invece mi è andata bene, infatti ho pensato anche da pessimista e mi è andata anche bene. Comunque,
Questo era il video, mi raccomando, seguitemi sui social e sul mio secondo canale, ovviamente trovate tanto tutti i link giù nell'info box. Se volete vi faccio un ask o un IMAI, lasciatemi tante domande sotto a questo video, ma anche sotto a quelli che vi ho già fatto. O se volete altri video, quelli che volete voi, fatemelo sapere con un commentino, lasciatemi tanti like. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!